L'affitto da pagare, 44.000 euro ogni mese, è diventato in pochi mesi di deserto assoluto l'ostacolo insormontabile che ha portato alla decisione più dolorosa, quella di chiudere i battenti. La crisi del turismo dovuta al Covid ha mietuto un'altra vittima, l'hotel a 5 stelle Villa La Vedetta, che ha vista panoramica su tutta Firenze. Ora l'albergo licenzierà tutti i lavoratori, circa una quindicina, dal 1° di ottobre. Situato nelle colline del Viale Michelangelo, ha visto azzerarsi completamente l'afflusso di clienti, solitamente internazionali, che in alta stagione avevano sempre garantito al gestore di pagare l'affitto di 44.000 euro al mese e mantenere tutto l'organico al completo. I sindacati hanno indicato il caso come paradigmatico per un settore fortemente in crisi e, appellandosi alle istituzioni, hanno posto l'accento non solo sui licenziamenti per cessazione di attività, che potrebbero presto diventare una regola, ma anche sull'irremovibilità dei proprietari che non accennano a rinegoziare i canoni di locazione, di fatto strangolando il tessuto economico e sociale della città. Il blocco ai licenziamenti è stato confermato, questo rimane come regola e tuttavia questa regola si è affiancata alla possibilità, come eccezione, di effettuare dei licenziamenti anche per cessazione di attività. Il secondo elemento è il ruolo della rendita in questa città, un ruolo vergognoso. Io pretendo 44.000 euro mese pre-Covid, pretendo le stesse 44.000 euro mese post-Covid. La rendita non può essere indifferente alle conseguenze di questa pretesa. I licenziamenti sono a causa, per colpa del comportamento della rendita. Ecco perché è necessario uno scatto da parte della politica, la quale anche in questi giorni, anziché occuparsi di alcune cose francamente molto superficiali, questo è il mio parere, dovrebbe veramente entrare nella realtà delle cose e per esempio partire da un caso come questo e dirci finalmente da che parte sta.